Vangelo Daily, il podcast che ci accompagna ogni giorno con il Vangelo. Buon ascolto. Martedì 23 maggio, lettura del Vangelo secondo Giovanni, capitolo 17, versetti 1-11. In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, è giunta l'ora. Glorifica il tuo Figlio, perché il tuo Figlio glorifichi te, poiché tu gli hai dato potere sopra ogni essere umano, perché gli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. Questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Nei Vangeli di oggi, di domani e anche dopodomani, mediteremo le parole che Gesù rivolse al Padre nel momento del congedo. Giovanni conserva queste parole e le pone in bocca a Gesù durante il suo ultimo incontro con i discepoli. È il testamento di Gesù in forma di preghiera, chiamata anche preghiera sacerdotale, dove ci viene rivelata una cosa importante. La vita eterna non è un posto, ma bensì qualcuno. La vita eterna, che è già cominciata per ciascuno di noi, consiste nel conoscere Dio. La vita che ci è donata è un percorso per giungere alla conoscenza di noi stessi e di Dio attraverso la scoperta della nostra interiorità e del nostro vero io, alla luce del vero volto di Dio attraverso i fratelli e le sorelle, soprattutto i più bisognosi. Molti pensano che la vita coincida con la sopravvivenza, con lo scorrere dei giorni, con il soddisfacimento dei propri bisogni. Quelli che osano di più sognano e a volte realizzano anche una storia d'amore. Ma tutto ciò che facciamo, che concretizziamo, la gioia, legittima e necessaria, che sperimentiamo, tutto ci conduce alla scoperta del volto di Dio nascosto dietro e dentro la realtà. E non si conosce Dio scappando dal mondo. Una delle più grandi tentazioni dei cristiani nella storia è stata proprio quella di fuggire, di costruire un mondo a immagine e somiglianza del proprio pensiero, di forzare la politica e la società al Vangelo, oppure di andarsene, di fondare città ideali ispirate al Vangelo. Ma pare proprio che il Signore Gesù non la pensi così. Ci è chiesto di restare nel mondo, di fecondare il mondo, di amarne gli aspetti luminosi, sapendo però che la mentalità mondana può diluire il vino buono del Vangelo fino a renderlo insapore. Perciò Gesù prega, perché siamo perseveranti, perché ci allontaniamo dal maligno. Per restare costantemente orientati da Lui, allora dobbiamo imparare a fare spazio in noi alla verità, all'autenticità, che deriva dall'accoglienza della parola. In questi giorni di attesa e di preparazione alla Pentecoste, non possiamo che pregare con intensità per essere capaci, al pari del Signore Gesù e dell'Apostolo Paolo, di poter consegnare ogni giorno la nostra vita con tutta umiltà, perché sia al servizio della speranza e della gioia di tutti. Persino quando l'incomprensione e nonché la persecuzione ci vengono dagli altri, rischiamo di amareggiarci fino a renderci meno disponibili. Abbiamo il dovere di, diciamolo così, discepolare, di continuare a camminare. Grazie per aver meditato insieme e se questo podcast ti è piaciuto condividilo con i tuoi amici ed amiche. A domani!